Pierfrancesco Cagliari, direttore EICMA ANCMA. Ormai siamo alla 71esima edizione di EICMA, anzi 99esimo anno di questa manifestazione, siamo a cavallo proprio verso il centenario. Quali sono le strategie che il mercato deve adottare in un momento di lenta ripresa che comunque è sempre un po' difficile? Ma la ripresa c'è, perciò anche se lenta, poi naturalmente si soffre come tutta l'economia italiana sta soffrendo, però i segnali che stanno dando le aziende sono veramente importanti. Abbiamo tantissimi prodotti nuovi, tantissime moto nuove, tanti caschi, tanti accessori, quindi c'è molto fermento e i numeri di questo EICMA lo dicono, 1408 espositori è veramente tanta roba, come si dice. Tanta roba, è vero. E qual è la situazione del mercato italiano rispetto a quello europeo e mondiale? Allora, rispetto a quello europeo, l'Europa sta perdendo mediamente intorno al 5-7%, l'Italia sta perdendo un pochettino di più della media, ma siamo anche quelli che hanno il parco circolante più grosso, perciò i nostri numeri sono sempre più grandi degli altri. Diciamo che ci attestiamo in questo momento intorno al 24%, però ci sono stati dei segnali, specialmente sulle moto, che sono stimolanti, perché si riesce anche a non perdere con le moto. Gli scooter stanno facendo fatica, ma quello è dovuto anche a quello che è la mancanza di credito al consumo, la mancanza di assicurazioni che sono sicuramente fuori da quello che è la grazia di Dio, perché possiamo proprio dirlo, e qui ci stiamo cercando di lavorare, stiamo cercando di metterci una pezza noi e stiamo lavorando con la federazione, perciò insomma ci stiamo impegnando tanto, i risultati ci sono e siamo contenti. Ecco, Pierfrancesco, hai detto le parole giuste, state lavorando, vi state impegnando, perché EICMA non è una semplice fiera, ma è una grande reunion, direi, no? Dove ci sono gli eventi nell'evento, e soprattutto, come si diceva anche durante la conferenza stampa, è un lavoro che dura 365 giorni. Esatto, questo è, e tanti non se ne accorgono. EICMA è la fiera di Confindustria ANCMA. Confindustria ANCMA sono i costruttori, perciò questa è la fiera dei costruttori, voluta dai costruttori. Quindi non siamo dei privati che fanno una fiera una volta all'anno e poi arrivederci. Noi lavoriamo 365 giorni all'anno per il settore, siamo presenti 365 giorni all'anno su tutti quelli che sono gli eventi più importanti, quindi siamo vicini all'industria, ma siamo vicini anche a quello che sono i motociclisti, e questo è il lavoro grosso, perché poi da una parte c'è EICMA e tutti vedono EICMA, poi dall'altra parte c'è il lavoro con le istituzioni, c'è il nuovo codice della strada, c'è la sicurezza, ci sono le infrastrutture, quindi è un lavoro che non ti toglie mai, quindi ci sei sempre dentro, è un lavoro che a noi piace, non siamo in tanti, però siamo una banda, una bella squadra di appassionati, certo, e quindi insomma ce la mettiamo tutta. Non solo il mercato delle vendite, ma anche il business dello sport. Direi che MotoLive è la dimostrazione di quante discipline sportive gravitano al mondo, diciamo, attorno al mondo delle due ruote. Se pensi che a MotoLive ci sono 11 gare internazionali, quindi è un evento che può essere paragonato a qualsiasi altro evento, diciamo, slegato da quello che è una fiera. Quindi EICMA riesce a dare, nella sua unicità, riesce a dare i nuovi prodotti, riesce a dare aree speciali, riesce a dare gare internazionali, e poi da 3 anni a questa parte, da quando siamo arrivati noi, abbiamo anche buttato questo seme del fuorisalone che sta dando dei risultati incredibili e fantastici, quindi insomma tanta roba. Il termine ci piace, direttore. Assolutamente. Grazie.